La guerra di Putin in Ucraina, che ha sconvolto il mondo intero, continua a massacrare vite umane ed a provocare distruzione. Certo, sono state imposte delle sanzioni molto pesanti, come non mai, ma sembra che nulla possa fermare la follia di questo uomo del Cremlino. Abbiamo indubbiamente delle grandi organizzazioni a livello mondiale, a livello di un mondo che sembra impotente. Organizzazioni come l'ONU, come la NATO, abbiamo l'Unione Europea, che si pensava potessero intervenire e dobbiamo dire perché non sono intervenute. Questo evidentemente, questa è un'analisi che ci riserviamo di fare dopo. Questo momento è il momento di cercare di sperare che questa guerra termini. Ora dobbiamo dire che cosa possiamo fare come Unione Europea. Ha certamente, l'abbiamo detto, una politica estera e di sicurezza, ma di fatto non può fare molto o poco praticamente. Certo, di fronte a questa tragedia, l'Unione Europea, con tutti i suoi 27 stati, ha dimostrato di unirsi, di essere forte e pensare che Putin riteneva indubbiamente che vi fosse debolezza all'interno dell'Unione Europea. Ora, indubbiamente, l'Unione Europea ha una lezione che deve seguire, che deve imparare. Va detto che già lo scorso giugno giugno del 2020 l'Unione Europea ha iniziato la elaborazione di una nuova strategia globale per vedere come posizionarsi sul piano internazionale, sul piano globale. Questa è la nuova strategia che dovrà essere approvata entro la fine di marzo da parte dei capi di Stato e di Governo dell'Europa. Il Consiglio Europeo non considerava un possibile attacco così forte da parte della Russia. Ora, evidentemente, di fronte a questa tragedia, la Russia, il pericolo della Russia e della Federazione Russa sta costituendo all'interno di questo documento per la nuova strategia globale dell'Europa il filo rosso di tutto il discorso che riguarda la difesa. Un riferimento alla Russia che non guarda solo il territorio, diciamo, europeo e asiatico della Federazione Russa, ma che interessa anche la presenza russa nel Medio Oriente, in Africa, pensiamo alla Libia. Ecco dunque questo aspetto. Speriamo che l'Unione Europea possa portare avanti in maniera molto più concreta questa politica di difesa, che era tanto tanto auspicata dal Cide De Gasperi quando sostenne la Comunità Europea di Difesa nel 1952, fallita purtroppo nel 1954.